Ciao da Avsin, oggi gioca la Juventus, dai carichi di entusiasmo che comincia la nuova stagione questa domenica 22 agosto alle 18.30 dalla Dacia Arena di Udine. Abbiamo lasciato una stagione, quella scorsa, che è stata piena di tante negatività, per come la vedo io l'ho vissuta veramente male, quindi anche se sapete non ero d'accordo con il ritorno di Allegri, adesso ho fatto il carico davvero di entusiasmo dopo un po' di vacanza e quindi sono prontissimo a guardare questa Udinese Juventus, a godermi la partita sperando in una grande prestazione e di cominciare bene con 3 punti, con una vittoria per avviare bene il campionato. Il mio post partita sarà in diretta con chat aperta solo agli abbonati, basta anche 0,99 euro, quindi 99 centesimi al mese, livello base di abbonamento per partecipare alla chat testuale del mio post partita live, come è stato anche per tutta la scorsa stagione, e non vedo l'ora quindi di star qui a commentare la partita. Purtroppo con questa maglia, nel senso che la Juventus esordirà con la maglia giallo-blu, con la maglia third, che ha indossato giovedì, appena uscita, nella sgambata alla Continassa contro la Juventus Under 23. Perché ho acquistato appunto questa maglia tra i primissimi, immagino, perché appena mi sono accorto che era stata messa in vendita su store.juventus.com ho piazzato l'ordine. Ma questa volta il Corriere mi ha giocato un brutto scherzo, non mi ha ancora consegnato nulla e quindi aspettatevi l'unboxing martedì. E io di solito indosso la maglia che i giocatori hanno in campo per il pre-partita, se la indovino, e durante la partita e anche per il post-partita. Per questa prima gara di campionato, per questo esordio, sono stato sfortunato, non ci voleva davvero, mi dispiace un sacco, davvero mi dispiace un sacco, ma Non ho altro da fare, devo solo aspettare che mi arrivi la consegna del pacco, ma non è ancora arrivata. Venendo però alla partita e a questo Udinese Juventus, vi ho già commentato a caldo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri ieri, quindi trovate il video qui sul canale. Dobbiamo aggiungere però qualcosina, o meglio andare un pochino ad approfondire. Nel frattempo è uscita anche la lista dei convocati, quindi facciamo anche dei ragionamenti di formazione, perché poi quando si tratta della Juve di Allegri, di tattica, almeno preventivamente, si parla poco. Si parla molto di più di cose, ecco, più pratiche, più interessanti, come può essere la probabile formazione, la formazione titolare. Dobbiamo però parlare anche un pochino dell'Udinese, perché giochiamo contro l'Udinese, non è che scendiamo in campo da soli, ed è un Udinese che ha fatto un buon percorso in questo precampionato e che si è confermata a livello di gioco per quelli che sono stati gli highlights della scorsa stagione, sempre sotto la guida di Luca Gotti, che ha riconosciuto ad Allegri grande stima, lo conosce, lo ha affrontato varie volte da vice allenatore, quindi prima di diventare primo allenatore dell'Udinese, nel frattempo Allegri era a riposo, e quindi sa Gotti che Allegri è un allenatore capace di campo in partita e quindi sarà difficile affrontarlo, però dobbiamo appunto conoscere anche un pochino l'Udinese. E dicevo, per quanto riguarda i convocati, sì, parliamo un pochino anche degli indisponibili. Alla fine l'Udinese ha fuori soltanto Nestorowski, che è ancora reduce da una rottura del crociato, quindi dovrebbe rientrare entro la fine del 2021. Per il resto tutti a disposizione di Luca Gotti. La Juventus ha solo 3 indisponibili, ma lo sapevamo da giorni, c'era solo il rischio che ce ne fossero altri. Per fortuna invece, tolti i 3, cioè McKennie squalificato e Rabiot e Arthur che sono infortunati, Rabiot ancora per poco, Arthur non si sa per quanto, tutti gli altri sono a disposizione. Allegri ha ritenuto di convocare tra i giovani, quindi tra gli extra prima squadra, solo Filippo Ranocchia, che è stato forse il migliore del precampionato. Che ne dite? Ha fatto sicuramente un ottimo precampionato, bellissime partite, si è destreggiato, si è distinto e andrà in prestito molto probabilmente, giusto? Io per lui la Serie B la vedo come un'ottima parentesi, poi magari dopo un anno in Serie B potrà anche affermarsi in Serie A. Sono d'accordo, in questo caso per quanto riguarda Filippo Ranocchia sono anche d'accordo con questo tipo di gestione. Vorrei invece vedere Fagioli in prima squadra e non è stato convocato in questo caso, ma soprattutto Ranocchia, perché serve appunto un centrocampista in più, serve quindi qualcuno che vada a rafforzare la panchina nel momento in cui abbiamo appunto tutti questi 3 centrocampisti indisponibili. C'è però Locatelli e c'è anche Caio Jorge, quindi dal punto di vista del centrocampo abbiamo comunque un'alternativa, che però Allegri ha detto potrà vedere il campo per 15-20 minuti subentrando, Manuel Locatelli. Per quanto riguarda l'attacco, abbiamo finalmente 4 attaccanti nel reparto dei convocati, bellissimo, da quanti anni non succedeva.
Credo che con Pirlo non sia praticamente mai successo, o comunque pochissime volte, quindi già possiamo gioire di questo, tenendo conto che poi, per esempio, Chiesa e Kulusevski sono inseriti tra i centrocampisti, ma soprattutto Chiesa giocheranno praticamente in attacco. Venendo all'Udinese, che cosa ha detto? Prima però volevo dire anche un'altra cosa, perché volevo sottolineare ancora una volta le parole di Allegri ieri in conferenza stampa, alcune parole chiave. La gestione di Ronaldo non sarà diversa. Ronaldo ha detto che resta, si è sempre allenato, è contento di stare qui, ma non sarà diversa la gestione. Su questo Allegri non ha pienamente risposto, però nel momento in cui dice Ronaldo è uno che ci assicura tanti gol e dobbiamo trovare gli equilibri tali da consentire a Ronaldo di esprimersi al meglio, noi abbiamo ancora un pochino una Juventus finalizzata a Cristiano Ronaldo. E non più, cioè non ancora dopo tre anni, neanche dopo tre anni, una Juventus un po' più libera dalle richieste, dalle pretese di Cristiano Ronaldo e dalla sua posizione gerarchica. Insomma, eravamo in tanti, siamo in tanti tifosi della Juventus a sperare che almeno questa stagione Ronaldo di tanto in tanto faccia panchina e non giochi titolare sempre solo perché è Cristiano Ronaldo. Perché questa cosa è stata un po' deleteria in alcuni casi, soprattutto la scorsa stagione quando non aveva tanto voglia di giocare, era un po' contrariato e non era al meglio, e quindi bisognerebbe guardare di più al merito. Ecco, le punizioni le tira meglio Dybala, le tira Dybala. Una partita sono più in forma Dybala e Morata, giocano Dybala e Morata. Gioca Caio Jorge, non necessariamente deve giocare sempre Cristiano Ronaldo. Vedremo, per la prima partita stagionale ci sta anche che giochi Ronaldo, poi vedremo nel prosieguo se ci sarà un'alternanza diversa. Poi Allegri ha parlato di solidità e di tecnica da mettere insieme, quindi io mi aspetto un Allegri molto sul pezzo nel corso della partita, che tirerà fuori delle belle urla se sarà necessario per richiamare l'attenzione ai giocatori. La partita sarà lunga, quindi servirà solidità, l'obiettivo mal celato di Allegri è di subire zero gol, quindi di cominciare con un clean sheet per iniziare ad avere quell'andatura da crociera che poi alla lunga ci può portare allo scudetto. Quindi solidità significa questo, ma significa anche concentrazione in campo nel sapere cosa fare, e poi con la tecnica di tanti giocatori tecnici che ha la Juve si cercherà naturalmente di fare gol, perché poi per vincere devi comunque segnare. E dall'altra parte troveremo però un Udinese che è una squadra tosta. Allegri l'ha definita come una squadra che subisce poche occasioni da gol, pochissimo sul calcio d'angolo, ma che poi va di ripartenza con giocatori veloci, con giocatori di tecnica, e dietro hanno anche una buona solidità e una buona fisicità. Dall'altra parte Luca Gotti ha sottolineato il fatto che sono 45 giorni che stanno lavorando, più di noi quindi, anche perché i nazionali dell'Udinese sono certamente meno dei nazionali della Juventus, e dal punto di vista del mercato hanno avuto, mi pare, un solo acquisto, forse, no, non so, adesso il mercato dell'Udinese mi sfugge, ma comunque sostanzialmente non è cambiata tanto la rosa, e quindi l'Udinese ha lavorato bene per praticamente un mese e mezzo, quindi arrivano sicuramente preparati dal punto di vista tattico. Ha detto però anche Gotti: non siamo ancora completamente pronti rispetto a quello che dobbiamo fare nel corso della stagione, per cui metteremo il nostro Massimo in campo, che non è un amico suo cugino, Massimo Gotti, no? Cioè il nostro, vabbè, metteremo il Massimo in campo. E naturalmente che cosa servirà, quali sono gli ingredienti secondo Luca Gotti? Forza fisica, forza mentale e anche un po' di fortuna. Ha detto: queste squadre come la Juventus non devono andare nella loro comfort zone, quindi ci aspettiamo un Udinese agguerrita, un Udinese carica, un Udinese fisica, un Udinese che ci potrebbe mettere in difficoltà. Non vi dico altro dal punto di vista tattico, perché stiamo ancora scoprendo sia l'Udinese sia la nostra Juventus, quindi poi vediamo, magari nei prossimi prepartita saprò dirvi qualcosa di più su quello che si deve fare in campo dei singoli giocatori e dei reparti e su quello che invece bisogna evitare. I precedenti, negli ultimi Udinese-Juventus, i risultati sono stati questi: 2-1 per la Juve l'anno scorso, 2-1 per l'Udinese due anni fa quando potevamo vincere lo scudetto, ricordate? Ci bastava, non mi ricordo se la vittoria o il pareggio con Sarri, e andammo a perdere e quindi rimandammo la festa a scudetto. 2-0 l'anno prima, 2-6 per la Juve, lo ricordate? Quel pazzo Udinese-Juventus, doppietta di Khedira, successe di tutto, espulso Mandzukic,
Forse la partita più folle della del periodo di Allegri alla Juve, cioè 6-2, assurdo. Poi 1-1, 4-0 per la Juve e 0-0 nel primo Udinese-Juventus di Allegri. Ma dobbiamo anche ricordare un'altra partita contro l'Udinese che non fu Udinese-Juventus, ma Juventus-Udinese, perché era l'esordio stagionale della seconda Juve di Allegri, subito dopo Berlino, il 23 agosto, oggi è 22. Del 2015, quindi praticamente 6 anni fa, Juventus-Udinese 0-1 e cominciò male quella stagione. Dobbiamo invece evitare, ha detto Allegri, di avere questi picchi, cominciare subito con questa bella andatura da crociera. Per farlo, scenderemo in campo, forse con questa formazione. Prima però quella dell'Udinese, con Silvestri, che è appunto, sì, nuovo acquisto, ottimo portiere. In difesa Silvestri tra i pali, in difesa Samir, Neutink e Bekao. La linea 5 di centrocampo sarà composta da Udogie, Arslan, Wolas, la nostra vecchia conoscenza Pereira e Molina, e in attacco Pussetto e Gonzales, secondo quella che è la probabile formazione dell'Udinese. La probabile, quasi certa formazione della Juventus, invece, che possiamo decifrare dalle anticipazioni dei giornali, da quello che lo stesso Allegri, lo stesso staff della Juve ha fatto sapere ai giornali, ma anche dalle assenze, dovrebbe essere Szczęsny tra i pali, Danilo invece che Cuadrado, terzino destro, in vantaggio nel ballottaggio, Bonucci, De Ligt, Alexandro, Bentancur, Ramsey confermato regista e Bernardeschi, mezzala sinistra di profondità che va praticamente a fare l'ala in certe situazioni. E in attacco Chiesa, Dybala, Ronaldo, con Ronaldo che parte da sinistra, Dybala che parte da un'ampia zona centrale di centrodestra, Chiesa che in fase di non possesso va a fare il quarto come 4-4-2 e poi si proietta in avanti, e come dicevo Bernardeschi che dà la profondità sulla sinistra. Quindi in alcune situazioni, frequenti situazioni in realtà, avremo una mediana a due con Bentancur e Ramsey, e Chiesa e Bernardeschi come esterni. Andando poi ad attaccare, ci aspettiamo che anche Bentancur dia una mano, che anche Ramsey, come nel bellissimo gol contro l'Under 23, sappia anche inserirsi, imbeccato magari da qualche bellissima giocata di Dybala. Poi però l'attacco sarà comunque composto appunto da Dybala e da Ronaldo. Questa dovrebbe essere la formazione. In panchina possono esordire dalla panchina Locatelli e Caio Jorge, più ci sono tutti quanti gli altri. E le sensazioni come sono? Che cosa stiamo percependo a poche ore da questo fischio d'inizio delle 18:30 di Udinese Juventus, prima partita di Serie A 2021-2022? Ditemelo nei commenti. Grazie per l'attenzione, buon dibattito allora nei commenti prima della partita, diciamole chiare le cose adesso perché parlare dopo è più facile, quindi pronostici, sensazioni, giudizi sulla probabile formazione titolare. Vi ricordo che la partita, ma ormai lo sapete, è in diretta esclusiva su DAZN, poi ci saranno anche le partite in cui che la Juve giocherà anche in diretta su Sky, ma anche però su DAZN sempre. Mettete like a questo video se vi è piaciuto, se vi è risultato utile, se non vedevate l'ora anche dei miei video pre-partita della Juventus, e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, ma abbonatevi per partecipare, tra le altre cose, tra gli altri vantaggi, alla chat live del mio post partita in diretta di Udinese Juventus. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!